Ministro, lei ha detto che una stima al momento naturalmente non si può fare dei danni perché l'evento è in corso, comunque sono stati stanziati, lo abbiamo ascoltato dal governo, già dei soldi oltre ai 10 milioni che erano stati già stanziati inizialmente. Guardi, stiamo facendo, parafrasando una frase importante, quello che è necessario, faremo martedì quello che è possibile con un decreto specifico, condiviso anche nei temi con la Regione Emilia-Romagna, con le associazioni datoriali che abbiamo voluto incontrare immediatamente per capire che danni stavano emergendo rispetto alle aziende agricole e poi speriamo di poter mettere mano anche a quello che viene considerato impossibile, cioè ricreare le condizioni di un ambiente manutenuto che permetta di assorbire meglio le criticità sempre più frequenti di eventi di questa natura. Quindi sta parlando del dissesto idrogeologico del paese, naturalmente. Sto parlando di una spesso manutenzione del territorio inferiore al necessario sul quale dovremmo agire, ma adesso pensiamo prima alle vite umane, poi alle cose e alle imprese, perché queste sono le priorità. Grazie. Nello specifico c'era qualcosa che si poteva fare per evitare questa situazione non essere fatta? In queste ore che non farò alcuna polemica, bisogna ragionare e ragionare, vedere quello che emerge e intanto assumere tutte le scelte che possano aiutare chi è in difficoltà.